Nel novembre del 1903, Giuseppe Zanardelli si dimette da presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia per una grave malattia. Sarebbe morto di lì a poco. Il ministro degli interni, Giovanni Giolitti, viene chiamato alla guida del governo. È la seconda volta, dopo gli eventi del 1892, in seguito allo scandalo della Banca Romana, in cui il politico piemontese sale al governo. È iniziata una nuova era per la politica nazionale italiana, in cui Giolitti la fa da padrone. È iniziata l'Italia giolittiana. Appena salito al governo, Giolitti decide di portare avanti l'esperimento liberal progressista di Zanardelli, ma anche di allargarne le basi. Viene offerto al socialista Filippo Turati un posto nel governo. E questo è uno dei classici metodi utilizzati da Giovanni Giolitti in politica, ovvero il trasformismo. Il trasformismo è una pratica politica basata sulla ricerca di una maggioranza tramite accordi e concessioni verso partiti politici eterogenei e talvolta verso singoli esponenti dei partiti avversi. Tutto questo per evitare la creazione di una vera opposizione. La pratica si deve ad Agostino De Pretis. Scegliere Turati ha un valore altamente politico. Il leader socialista era stato condannato neanche 5 anni prima come sovversivo e Giolitti vuole calmare i moti popolari mai sopiti dalla crisi di fine secolo. Turati però decide di rifiutare l'incarico. La scelta si spiega con la paura che una parte del suo partito non lo avrebbe seguito una volta salito al governo. Il governo Giolitti II si contraddistingue per le sue larghe intese fra centro e conservatori, ma il problema di avere tutti al governo è che molte riforme vengono sacrificate per tenerlo in piedi. Esempio più importante è l'abbandono della riforma fiscale, cavallo di battaglia del programma politico di Giolitti dal 1892. Altre riforme però riescono a passare. Nel 1904 arrivano le prime leggi speciali per il Mezzogiorno, destinate alla Basilicata e alla città di Napoli. Lo Stato inizia ad investire pesantemente per risollevare le sorti economiche del meridione. Queste leggi, poi allargate alla Calabria e alle isole, sono destinate a incoraggiare la modernizzazione dell'agricoltura e fornire un aiuto economico tramite agevolazioni fiscali e creditizie. Le riforme attaccano i sintomi più che le cause dei problemi del Sud Italia, tant'è che la struttura sociale del Mezzogiorno rimane sostanzialmente invariata. In ogni caso, queste leggi sono esempi virtuosi di intervento statale in aree depresse della penisola. Un altro progetto elaborato da Giolitti nel 1904-1905 è la statalizzazione delle ferrovie, affidate in quel momento a compagnie private. Questa però è una riforma estremamente rischiosa. Nel 1876 la destra storica del governo Minghetti era caduta proprio per una riforma del genere. Adesso Giolitti e la sinistra stanno ritentando l'impresa. La riforma trova subito un'opposizione diffusa, specialmente tra i socialisti per il divieto di sciopero forzato sui ferrovieri una volta diventati dipendenti pubblici. Giolitti decide allora di dimettersi prima di essere costretto a farlo, lasciando ad Alessandro Fortis il governo. Questa è una tattica politica che Giolitti avrebbe usato più volte durante la sua carriera. Davanti ad un'opposizione agguerrita e malumori nella maggioranza, Giolitti abbandona il potere per lasciarlo ad una figura secondaria destinata a non sopravvivere alla lotta politica parlamentare. Una volta terminata la crisi, Giolitti riprende le redini della maggioranza con un nuovo governo. L'esempio più noto è il povero governo Tittoni, che dopo la caduta del secondo governo Giolitti, il 16 marzo 1905, rimane in carica per il tempo record di soli 12 giorni. Sembra che in questo momento storico nessuno regga il potere come il politico piemontese. Il governo Fortis dura meno di un anno, ma riesce a portare a termine la riforma sulla statalizzazione delle ferrovie. A seguirlo è Sidney Sonnino, il più autorevole oppositore di Giolitti nel campo liberale, ma il nuovo governo dura solo 3 mesi. Nel maggio del 1906 Giolitti torna alla guida del governo. Inizia qui il lungo ministero Giolitti, un periodo di 3 anni e mezzo in cui si avviano numerose riforme per lo Stato italiano. Nel giugno del 1906 arriva la prima prova del governo, la conversione delle rendite, ovvero la riduzione del tasso di interesse versato dallo Stato ai possessori di titoli del debito pubblico. La mossa si rivela vincente, solo pochi detentori di titoli decidono di accettare il rimborso immediato. Questo denota un'alta fiducia dei risparmiatori nella finanza pubblica. Ma l'inizio positivo del lungo ministero Giolitti si scontra con la congiuntura economica del 1907. Una crisi internazionale colpisce l'Europa e l'Italia accusa il colpo. La crisi viene superata in tempi brevi grazie anche all'intervento della Banca d'Italia. Nel 1908 la crescita riprende a ritmi sostenuti ma senza raggiungere i livelli pre-crisi. La crisi è superata con successo a livello economico, ma a livello sociale si riaprono tutte le crepe sanate durante la fine del secolo. Il rapporto tra gli industriali e i lavoratori inizia a sgretolarsi. Per fare fronte comune contro le richieste pressanti dei lavoratori, la crisi economica e le iniziative sociali del governo, nel 1910 viene fondata la Confederazione Italiana dell'Industria, meglio nota come Confindustria.
Nel dicembre del 1909 Giolitti si ritira nuovamente, lasciando la via aperta ad un nuovo governo sonnino, che però anche questa volta non dura. Così Luigi Luzzatti, nel marzo del 1910, prende la guida dell'esecutivo. Il governo Luzzatti, come quello sonnino, non riesce a mantenere il controllo delle Camere, riuscendo però a far passare un'importante riforma scolastica. Con la legge Danneo Credaro, lo Stato si prende l'onere dell'istruzione elementare, togliendolo ai comuni. Nel marzo del 1911, Giolitti torna al governo, con un programma orientato fortemente a sinistra e che ha come punto cardine l'allargamento del suffragio. L'obiettivo è estendere il diritto di voto a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 30 anni e a tutti i maggiorenni con la capacità di leggere e scrivere o che avessero prestato servizio militare. In sostanza, quello che Giolitti vuole raggiungere è il suffragio universale maschile, ormai in vigore in buona parte dei paesi europei. Un altro punto del programma giolittiano è l'istituzione di un monopolio statale delle assicurazioni sulla vita, che avrebbe permesso di finanziare il fondo per le pensioni di invalidità e vecchiaia per i lavoratori. Quella che passerà alla storia come età giolittiana, che intercorre tra la crisi di fine secolo e l'inizio della Prima Guerra Mondiale, non è soltanto un periodo di monopolio politico da parte dello statista piemontese, ma anche di grande influenza nella vita dell'intero paese. Quella di Giolitti viene definita come dittatura parlamentare, molto simile a quella di De Pretis fra il 1876 e il 1887, ma molto più aperta ad altre forze politiche. L'azione di Giolitti si manifesta in alcuni punti cardine. Un sostegno alle forze più moderate della società italiana, come la borghesia industriale e il proletariato organizzato. Il tentativo di avvicinare al sistema liberale gruppi e movimenti visti e definiti nemici delle istituzioni. E, infine, la tendenza ad aumentare l'intervento dello Stato per correggere gli squilibri sociali. Il sistema Giolitti si basa su un forte controllo delle Camere, sull'uso del trasformismo per mantenere una forte base politica e sull'intervento del governo, soprattutto nel Mezzogiorno, nelle lotte elettorali per assicurarsi il supporto dei notabili locali. Nonostante le radici di sinistra della politica di Giolitti, alcuni suoi metodi per rimanere al potere diciamo che limitano e contraddicono la filosofia progressista dietro i suoi governi. Più Giolitti rimane al potere, più aumenta l'insofferenza dell'opposizione. I socialisti rivoluzionari e i cattolici democratici accusano il presidente del Consiglio di atti di corruzione. Per i liberal conservatori, come Sidney Sonnino e il direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, Giolitti si sta allontanando troppo dalle tradizioni risorgimentali, scendendo a patti con i nemici delle istituzioni. Un'altra forza di opposizione è quella dei meridionalisti. Gaetano Salvemini avrebbe etichettato Giolitti come ministro della malavita. L'accusa mossa a Giolitti è quella di supportare solo l'economia del nord, con le sue industrie e la sua oligarchia operaia, abbandonando e perfino ostacolando lo sviluppo del Mezzogiorno. Nonostante l'ampia maggioranza di cui gode in Parlamento, Giolitti deve pian piano fare i conti con una crescente impopolarità. La classe dirigente e l'opinione pubblica si stanno allontanando, creando i presupposti per una crisi simile a quella di fine secolo. Giolitti si trova davanti all'unica risposta possibile per sfogare la frustrazione popolare: riguadagnare il favore dei conservatori dopo le riforme sul suffragio e coronare gli obiettivi strategici già preparati nel tardo Ottocento. Dall'altro lato del mare c'è la risposta: l'Italia scenderà in guerra.